Alzo il calice alla salute del primo avvocato della nostra famiglia. Ha un figlio che ha onorato i suoi genitori. Studiando tanti anni sui libri e facendosi strada nella vita. A tua successa, papà! Grazie, papà. Ma il merito è tuo. Hai fatto per me più di quello che potevi. So fassaria, papà. Fassaria. Un padre ha il dovere di pensare ai figli. I sacrifici non contano. Piuttosto ringrazia sta santa mamma tua, che ne ha fatta tanto. E i sacrifici per te. Sei spazzata la schiera in una terra a fatica una vita sana per te. Va, papà, va. Mamma. No, non ho da retta. Chi le piace fa scena. Io non ho già fatto niente di speciale. Pascali, Gennari! Ecco, ci stiamo venendo! Agli ordini, oggi è festa, tuo figlio mi ha avvocato! Poi mangia sempre questo, ma come mangia fa? Chiama suonata, canta! Ma suoniamo, sì! Facciamo un bel pezzo, pane e pomarone! Avanti, su! Oh, pizzica! Davvero? Pizzica! Io pizzico! Pizzica! Ai! È lui che mi ha detto di pizzicare! Ma non signore, io ti ho detto la chitarra, no il mandolino, cretino, quello non suona! Atta! Ma spiegati bene un'altra volta, di scocchiato! Che fedele! Così va bene! Balliamo? No, tu sei pazzo! All'età mia non metta a ballare! Ma tu non hai età, tu sei una piccerella! No, fa ballare piuttosto, fa ballare Assuntina! Assunti, hai sentito? Apriamo le danze, va! Vai a tempo, sì, sì. Dice sempre sì. Don Mince, che ne dite? Fanno proprio una bella coppia, eh? A guardarli non ci sono dubbi. E a quando le nozze? Presto, appena Mario si sarà sistemato col suo lavoro. Assuntina è come una seconda figlia per lui. Dalla morte della madre non ha più lasciato la nostra casa. È la moglie che ci vuole per Mario. Dighi, e falla ballare, no? Mi permette, maresciallo? Ma vai! Grazie! È vero che i miei occhi luccicano come due stelle? Sì. È vero che la mia bocca è dolce e profumata come una ciliegia? Sì. È vero che i miei capelli sono morbidi come se fossero di seta? Sì. Ah, come parli bene tu. Però. Mi piace, Stella. Che caro mi sei. Ne Pascalì, e che c'è? E perché fai quella faccia? Perché ringrazio? Perché quel porco si stringe a Stella? Ma perché Stella è la tua ragazza? Ti hai fatto forse l'amore? E la tua fidanzata? Eh? No! Però lo diventerà! Prima o poi! Più poi che prima! Molto poi! Vedrai! Ragioniere, la torta! Dottore, andiamo a fare un giro di ballo. Prego, andiamoci a fare questo giro di ballo, prego. Ragioniere, vi devo parlare. Ma proprio oggi, con sta bella festa. E quando, ragioniere? Tra 8 giorni scadono le gambe. E io ho bisogno ancora di un po' di tempo. Vedete, io non volevo accettare il vostro invito, perché sapevo che avreste approfittato dell'occasione per ricominciare coi piagnistei. Io ve l'avevo detto, i prestiti ipotecari non sono uno scherzo. Del resto ho i miei problemi,
Ma di che vi preoccupate? Avete la mia terra in garanzia, tutto quello che possiedo. Vi chiedo solo di aspettare un po'. Ma ricordatevi che l'attesa costa denaro. Un ricordo, ragione. E come un ricordo? Ci siete sempre voi a rinfrescarmi la memoria. Ma io che vi chiedo? Un po' di respiro. E va bene, preparerò i nuovi affetti. Passate al più presto da me. Al più presto, eh. Adesso che vai a Napoli, chissà quante donne più belle di me hai occasione di conoscere. Può darsi, ma io non me ne accorgerò. E sai perché? No, dimmelo. Perché penserò sempre a te. Qualche noia, Francesco? No, niente di cavolo, don Andrea, sciocchezza. Mi permettete un'osservazione? Prego. Don Andrea, ma che dico? Voi siete il padrone qua. Capisco le vostre ambizioni, ma sarebbe stato meglio se vostro figlio avesse fatto anche lui lo zappatore. Lui sarebbe stato bene lo stesso e voi non avreste penato tanto. Voi sapete che lo zappatore si alza la mattina alle 5 e sarà un baschiere tutti i giorni sui campi. E più delle volte pure la domenica. E la sera va all'alto al tramonto, distrutto. O tempo si va da tempesta e addio lavoro. No, don Andrea, o figlia mia Maria non è fatta per zappare la terra. Maria è brava, intelligente. Dategli un paio d'anni e diventerà il più grande avvocato di Napoli. Ma che dica Napoli, d'Italia! Voi dice Francesco Zappatore, don Andrea. Se è così che la pensate. Comunque, se fossi in voi, farei attenzione al ragionier D'Inzillo. È un uomo pericoloso. Uno strozzino. Gente dalla quale è meglio stare alla larga. Per voi è facile dire e fare. Ma la povera gente come me non tiene molta scelta. Purtroppo la legge non è fatta per noi. Noi siamo al di fuori della legge. Al di fuori della legge? Cosa mi dovrebbe riguardare, mi pare? Non lo pensate anche voi, don Andrea? La legge è una parola molto complessa, maresciallo. E voi vi occupate solo di una piccola parte di essa. Beh, è la parte più importante, però. Dipende dal punto di vista. Comunque, da queste parti la giustizia è sempre esistita. Anche prima di voi. Già, però adesso le consegne le abbiamo prese noi. Ne siete convinto, maresciallo? Ne sono sicuro. Basta adesso con le chiacchiere, vogliamo divertirci, stare allegri. Sì, certo. È meglio. Cantateci una canzone, Francesco. Io, canta la canzone. Sì, voi. Una bella canzone del mio no, non facete pregare. E perché ci ha mandato? Cantate una bella canzone. Ma resta, vi prego. Voi cantate così bene. Canta, papà, ti prego. Canta, su. E tu, Dio. L'avvocato ha detto che io... Sì, papà. Pascali, Gennarini. Invece. La canzone del rock. Benissimo, a disposizione. Fora sto giardiniello generosa, oi campagnola mia, ti sto aspettando. Sì, mamma, dove non vado, trova una scusa. Di sta cantando e vuoi sapere chi sta sospirando. Fatta l'antena terrasa per collana e tutto toi sarà ma che vuoi scuse ma rovescerate da c'è per l'asma da c'è per
sotto a sto borgo vale sto giardino. Poi campagnola mia da me che sposa, è stato porgata sta vicina. Ci passa bocca d'oio e c'è cinta vasa. Auguri Esposito, a presto. Vi ringrazio per aver onorato la nostra casa. Che cosa dite? È a stato presto. Un piacere per me. Arrivederci. Complimenti per vostra figlia. Tante cose. Arrivederci, signora. Francesco. È vero che non ti dimenticherai di me? Sì, è vero. È vero, ma che non a trovare. Ma come faccio? Lasciami stare, ti prego, lasciami stare. Ma tu la fanno in galera lui. Io certe cose non le posso vedere. Siamo Jane. Scusate, di nuovo. Begin! Basta! Begin! Oh! Non ti rispondo. Comandi, signor maresciallo, soccorso, subito! Questa volta lo faccio fuori! A te 10 anni, nessuno di lei. Meglio così! Vattene! Abbiamo un lavoretto delicato da spiegare. Scusate se scappo. Prego, prego. Grazie. Siete stato troppo buoni. Per noi è un onore. Grazie. Grazie ancora. Maresciallo, un momento! Sì? Mi date un passaggio. Papà, approfitto della jeep del maresciallo per farmi accompagnare alla stazione. Il treno parte fra un'ora e non lo vuole riaperdere. Ma come, te ne vai già? E io t'avevo preparata a camera. Mamma, mi dispiace ma non posso. L'avvocato Scarano mi ha pregato di dargli una mano. È una grande occasione per me. È il modo di entrare nel gran giro. Francesco. Lascio stare Maddalena. Adesso nostro figlio si deve occupare di cose serie. Anna parli giornale, ero figlio mio. Giornali non ancora. Ma insomma, qualche cosa di buono farò. Ma come no, arriverà un giorno che fai un discorso dentro tribunale, che avesta nera un gol. A toga, a toga. A toga, vabbè, come dici tu. Ciao mamma, fatto Assuntina. Pure. Ciao. E non ti dimenticare che ti ho detto. Non mi scorderò, ciao. Ciao. Ciao papà. Vieni, vieni. Ma che fai? Questo è per i primi tempi, papà. Ma no. Non ci pensai, io sono sicuro che tu guadagnerai tanti soldi che mi copra la fattoria. Ma se ti serve. Ma te prego, papà. Ciao, papà. Ciao, figlio mio. Ciao a tutti. Andiamo. Quando volete, maresciallo. Ciao. Ah, Madonna, ti accompagno. Non piangere, Maddalena. Non c'è niente da piangere. Lui è contento. E anche noi siamo contenti. Eppure io sono contento. Un figlio questo, un grande avvocato. Tu ci pensi in tuo paese? Un figlio di Francesco Zappatore, o il più grande avvocato del mondo. Non piangere. Non è giusto. Thank you.
chi è? Arturo! Lui. Buongiorno, avvocato. Ehi, Arturo. Ah, sei tu, Mario. E chi sta reggio? È andato a prendere un caffè, torna subito. Al bar? Per forza. Gesù, ma al bar? Ma questo fa il barista o fa l'avvocato? Sapete com'è, è mezzogiorno, avvocato. Sì, ma per Arturo è sempre mezzogiorno. Ma che sta sempre invitato in da rubare, ma che facciamo qua? Avvocato, com'è andato in tribunale? Bene, eh? Una giornata memorabile. Ah, sì? Una giornata indimenticabile, caro Mario. Sì? Questa, vedi? Per Giulio? Persa. De Magistris? Sì. Persa. Quest'altra qua, hai, De Filippo, 3 anni di tamiente di sangue, 3 anni. Persa. Pure questa. Inappellabile, non si può fare appello, niente. Giudizio finale, definitivo. Questo invece no. L'abbiamo vinta. Rinviato. Gennaio 82. Caro Mario, se vuoi sapere la vita, sempre più difficile. E l'archivio? L'archivio. È una vita che lo metto in ordine. Piuttosto, avvocato, ma quando mi potrò occupare di qualche cliente? Cliente, tutti vi volete fare un cliente. E sei giovane, santo Dio, hai una vita davanti a te, aspettano poco. Piuttosto, di là chi c'è? E che ne so, io stavo in archivio. In archivio? Fammi vedere chi c'è stato alla porta. Ma questo ce lo manda San Gennaro. Quello è un cliente nuovo. Spero che faccia strana. Mario. Ti voglio fare contento. Questo è il tuo giorno. Ah, sì? Lo vedi quello là? Quello sarà il tuo primo cliente. Avvocato, ma state scherzando? Ma che devo scherzare? È la verità. Auguri, Mario. Fammi amore che tu ti devi fare. Voglio proprio amore. Buongiorno. Volete accomodarvi? Siete voi il dentista? Il dentista? Quello che mi deve togliere la mola. Me lo immaginavo. Venga, venga. Ha sbagliato piano. Sbagliato il dentista al piano di sopra. Gesù, Gesù. Ciao. Com'è andata oggi? Com'è andato oggi? Molto lavoro? A crepare. 6 contratti industriali. Una multinazionale e l'ultimo cliente l'ho spedito a quel paese. Non avreste dovuto farlo. Mio padre dice sempre, gli affari prima di tutto. Sì, ma tuo padre non ha un angelo che l'aspetta al portone. Sei un inguaribile italiano. Sei italiana anche tu, a quanto mi risulta. Solo per il 50%. Si vede che mio padre ha portato con sé in America il lato migliore del suo sangue latino. Ah, e da dove ha pescato l'arte di fare dollari come se piovesse? Da mia madre. Viene dall'Alabama. Il profondo sud si dà un sacco d'aria, ma sa come amministrare il denaro. Lascerò fare a te. Rispetto la tradizione di famiglia. Non so se ne sarò capace. Male. Quando mia madre ha saputo che sarei andato in Italia per studiare arte, ci è mancato poco che avessi un infarto. Lei crede solo nei computer Bach. E tu? In che cosa credi? Io credo in te. Ragionier, permettete? Ah! Ragionier, finalmente. Proprio di voi andavo cercando. Prego, prego, accomodatevi. Ma sì. Fate presto, Esposito, perché ho un mucchio di lavoro arretrato e... Sì, sì, un minuto e me ne vado. In che cosa posso... Ragionier, per quel rinvio, le cambiale sono di nuovo in scadenza. Caro mio, se sono in scadenza scadranno. Prego, sedete. Ma sì. Come? Mi avevate promesso che in caso di bisogno... Promesso, promesso. Ma andiamo, voi credete ancora alle promesse? Siete un ingenuo. Si tratta d'affari. Ma vogliamo scherzare, ragioni. Vi prego, datemi ancora un po' di tempo. E io non ho tempo da darvi. No. Sentite. Liberatevi di quella terra, eh? Ho l'acquirente già pronto se vi decidete. Così voi fate un affare e io rientro del mio. La terra non si tocca, ragioni. La terra appartiene a mio figlio. Vostro figlio, vostro figlio. Non mi fate ridere, Esposito. Vostro figlio della terra se ne fotte. Quello, con tutti i soldi che gli mandate a quest'ora, se la starà spassando con qualche puttanella. Parlare d'altre no di mio figlio, ragioni. Va bene, va bene. Di tutto dovete parlare. Ma non mi toccate, figlio mio. Calmatevi, calmatevi, va bene.
Facciamo così, allora. Voi pensate alla proposta che vi ho fatto. Ci riflettete bene sopra e poi... E poi vorrà dire che mi darete una risposta con calma, caro Esposito. Con tutta calma, si intende, eh? Adesso però, scusatemi, ma non posso più trattenermi con voi perché c'ho da fare. Prego. Ma non stai cacciando, eh? Prego. Vi raccomando, ragioni. Ma non vi preoccupate, vi manderò a chiamare io quando sarà il momento. E salutatemi tanto vostra moglie e Assuntina. Mi raccomando. Ma siete in buone mani. Tu vedente, la terra non sa vende. Mario, devo dirti una cosa. Me la dirai dopo. Ma è importante. Tu sei importante. Questo è importante. Si tratta di mio padre e mia madre. Eh? Che c'entrano loro? Stanno per arrivare. Saranno qui tra due giorni. Eh? Allora abbiamo tempo. Chiudi gli occhi. Così va bene. Divinamente. Va, Catari, va, stai attenta, va. Hai capito che la devi smettere? Stella, amore mio, non ti stancare. Ah, bene. Sì, sì. Tieni. Grazie, tesoro. Venga, terra, tesoro, non se ne parla più. Porca miseria, ma io le voglio bene. Ma tu vuole bene a me, viste che... Buongiorno. Buongiorno, signorina. Franci, sembra affatica, eh? Maresciallo bello. Stai bene? Sì. Dimmi, che hai pensato. Che piacere vederlo, maresciallo. Piacere mio. Anch'io. Ma leviti il berretto. Non posso, sono in servizio. La mia è una visita interessata. Fa caldo, eh? A chi ho deciso? Avresti ancora un bicchiere di quel vinello rosso? A casa mia è sempre a disposizione. Grazie. Per voi e per l'amico, si intende? E no, tanto quello si asciuga al sole. Ah, sì? Se sta giuro fresco, eh? Si è già asciuttato, anzi è cotto. Vorrei sapere una cosa. Prego. Voi, dopo la festa... Me? L'avete più visto, don Andrea? No. Meglio così. Ah, questo sì che è vino. Alla vostra salute, maresciallo. Alla vostra e a quella della signora. Ne buono poco? No. È fresco fresco. No, grazie, non mi va. Per bere alla salute di Mario si può fare un'eccezione. Scusatemi, vi prego, scusatemi. È successo qualcosa? Siamo preoccupati per mio figlio. È parecchio che non ci danno notizie, neanche per chiedere soldi. Sono 5 mesi, maresciallo, da quando è salito sulla vostra jeep per andare a Napoli e cominciare a lavorare. E da allora non abbiamo saputo più niente. Neanche una cartolina, che so, per dire sto bene, baci. Niente. E io sono stanca, maresciallo. Sono stanca. E perciò... lo vorrei tenere un poco vicino, ecco. Se volete, io posso interessare il comando di Napoli. No, non c'è bisogno, grazie. Se fosse malato, ce l'avesse fatta sapere subito. Sta bene. Anche troppo bene. Ci giurerei. E allora perché vi preoccupate? Voi mi domandate perché sono preoccupato. Ho sacrificato per lui tutto quello che possedevo, perché diventasse quello che è diventato, un grande avvocato, un professionista onorato. Adesso non ho neanche il diritto di sapere cosa fa e dove si trova. Caro Esposito, i giovani sono cambiati, se ne vanno. Hanno altri ideali adesso, altri desideri.
E la terra muore. Eppure noi, poco per volta, moriamo insieme alla terra. No, no Mario, non è così. Io lo conosco bene, mio figlio. È attaccato a noi. È attaccato alla sua terra. Per adesso si vuole divertire un poco. Vedrete che quando si sarà stancato, torna. Io ve lo auguro con tutto il cuore. Beh, adesso me ne vado perché c'ho un sacco di lavoro da sbrigare. Grazie per il vino e per l'affettuosa ospitalità. Grazie a voi. Vi accompagno, maresciallo. Grazie. Prego. Non farti vedere da nessuno mentre mi baci. Ma io non ti bacio mica. Ma potresti sempre pensarlo. Non ti sembra una buona idea? Non è magnifico, amor mio. Il fascino della divisa. Quasi quasi me lo compro pure io. Ma che cazzo me ne faccio della divisa? Tanto prima o poi... Espo, quel vino è speciale. Mi è piaciuto. E quest'anno è ancora meglio dell'anno scorso. Ma non manda una damigianellata. Ma venga a bevere qua. Va bene. E dove si è cacciato? Begin! Araglio. Begin! Signor, signor! Ma guardate là. È proprio a me lo dovevano mandare. È saluto del carabiniero, il maresciallo. Ma gli ordini c'è, maresciallo? Si è asciugato bene, eh? Vai, partiamo. Espo, in qualunque momento, per qualsiasi cosa, potete contare su di me. Lo sapevo già, grazie. Di niente. Gennarino! Ti chiami Gennarino tu? No! E allora che sei venuto a fare? Ebbene, avevo sentito un nome così! Che c'è? Io voglio a Gennarino, a te. Ma tu chi sei? Pasqualino! E vai via per piacere, vai! Che cretino! È scema proprio! Senti, Gennarino, mi ha fatto piacere, è una questione delicata. Sì. Tu devi andare a Napoli. Sì. A dove vai? A Napoli. E che vai a fare? E che ne so? Ma vieni a casa! Se non ti dico quello che devi fare, vai a Napoli. Tu devi andare a Napoli perché noi siamo preoccupati per il nostro figlio, l'avvocato. La mamma sta in pensiero. Tanto tempo che non scrivo. Gennaio è a Napoli. Va bene. Gennaio, e che fa? Un'altra volta vai a Napoli. Ma ti chiarisci che lo chiarisci? E si capisce come? Tu sei un guadone intelligente. E ciò, noi siamo preoccupatissimi. Però fammi una cortesia, una cosa seria quella che ti dico. Non dicere che ti aggiù mannati. Va bene, si capisce. L'avvocato non l'ha da sapere che ti ho mandato io. Zitto, zitto, zitto. Ti raccomando. Va, va, va. Non ti preoccupate, eh. Madonna mia. Madonna mia bella, aiutami tu. Io tengo un presentimento. Come sta avvelenando sto poche vite che mi è rimasto. Mi pare... come se io stesso perdendo, figlio mio. Una poca a volte. Giorno per giorno. Senza che nessuno se ne accorge. Io te dico a te. Perché solo tu mi puoi capire. Tu, con figlio tuo, te l'hai visto scappare in te braccio. Sì, osaccio. Osaccio che tu l'hai saputo sopportare questo dolore. Ma tu sei la Madonna. E invece sono solamente una povera vecchia malata. Perciò fammi sta grazia. Fammi sapere che figlio mio sta veramente buono. E prima di chiudere l'occhio fammi l'abbracciare una volta. Non m'abbandonare, Madonna mia bella. E non l'abbandonare. Ti ho portato a Napoli!
quanto è bella, eh? Madò! Visto? Madò! Bello, eh? Quanta acqua qua! Visto? E quanta ce n'è! Questo non finisce mai. E che bel colore che ha! E chi l'ha messa tutta questa? Chi l'ha messa? La mattina scendono quei secchi e li buttano qua dentro. Uno, due, tre. Da là sopra! Da là sopra. Lì. Li buttano qua. Da cretino, quella è il mare! Non lo vedi! Facciamo presto che dobbiamo trovare la pensione. Il mare! E quanti secchi hanno consumato? Questo deve essere istruito, legge pure il giornale. Oh! Oh! Più gentile! Oh! Ecco il vostro gattone! Oh! Come gattone? Scusate, conoscete la pensione Lucia? Chi? Lucia, Lucia. Lucia chi? Lucia! Ma come, non conoscete Lucia? La pensione! Ah, volete la pensione? Sì, vogliamo la pensione. Sì, sì. La pensione. È di là. Grazie. Dall'altra parte, andate. Andate, andate. Ti dispiace, Reggio, che non vedo bene. Beh, dunque, io vedo, leggo... Cazzo! Sforzati, sforzati. Beh, non è che è scritto chiaro, eh? È scritto chiarissimo, sei tu che non sai leggere. Appunto. Mo ci provo io. Imps. Ufficio pensioni. Ma dove ci ha mandato che tu gattone addosso? Andiamo, facciamo presto, andiamo a trovare la pensione. Deve essere in questa piazza qua. Vedi quant'acqua sprecata! Eh sì, hanno lasciato i rubinetti aperti. Ma vedi? Scusate, conoscete la pensione Santa Lucia? Ma che, non sapete leggere? Eccola lì. Grazie. Stai bene, arrivo. Un che ti conosco. Stai zitto che qua ci divertiamo. Stai fermo, che sennò si viene per cavullo. Scusate, è qui la pensione Santa Lucia? Cerchiamo un nostro amico. Madonna! Giovinotto, avete sbagliato palazzo. Io ho soltanto mal di testa. Che volete? Madonna, quanto è brutto! Veramente noi volevamo sapere se conoscevate Maria Esposito. Niente. Non conosce Maria Esposito. Come, non conosce Maria Esposito? Io lo conosco Maria Esposito, è lui che non lo conosce. Ma perché è obbligatorio conoscere Maria Esposito? L'avvocato Mario Esposito. E parlate chiaro, se non dite l'avvocato Mario Esposito, come faccio a capire che si tratta dell'avvocato Mario Esposito? Ha ragione, scusate, allora lo conoscete? No. Che stai scemo? Come non conosce Maria Esposito? Come non conosce Maria Esposito? Come non conoscete Maria Esposito? Ma perché mi devo vergognare di non conoscere Maria Esposito? Sì, sì! Ma scusate, voi state in questa casa e non conoscete Maria Esposito? Voi dovete conoscere l'avvocato. L'avvocato Maria. Ma voi chi siete? Noi siamo degli amici dell'avvocato Maria Esposito. Insomma, ma insomma, che sono questi due? Non niente, volevamo sapere se conoscevate l'avvocato Maria Esposito. Sì, lo conosco. Paga regolarmente la pensione qui, ma non viene mai a dormire. Io gli tengo la posta e poi lui la manda a ritirare. E vi dispiacerebbe darci un indirizzo, per favore? Via Carlo Poma 27. Interno 4. Ah, hai capito? Via 4. Carlo Poma 27, interno 4. Interno 4. 4. Interno 4. Interno 4. Ma come, voi conoscevate l'avvocato Maria Esposito e facevate finta di non conoscerlo? Ma se voi cercavate l'avvocato Maria Esposito e me lo dicevate quando siete venuti, io che ci mettevo a dire? Come non ne avevo detto 20 volte l'avvocato Maria Esposito? Questo è più scemo di te. Io voglio sapere a questo punto chi è più scemo di tutti e due. Lo voglio proprio sapere. E allora che mi fa? Facciamo la conta. Che sto fanno pure la conta, ma capaci da facile insieme tutti e due, cammini. Ho finto io, quindi più scema non mi scema. Voi non buttate su me, capito? Non mi fate perdere la pazienza. Cammini, cammini. Chiudete la porta, oh! Buongiorno. Desiderate? Buongiorno. Buongiorno. Devo veramente dire quello che desidero? No, è meglio che no. Noi cerchiamo Esposito, l'avvocato Mario Esposito. L'avvocato non riceve sconosciuti in casa, passate nel suo ufficio. Ma noi non siamo sconosciuti, lavoriamo con lui in campagna. Io sono Pasqualino, lui è Gennarino. Ecco, io per esempio sono Pasqualino, piacere. Senza mano, tu chi sei? Gennarino. Allora io sono Pasqualino, credini, entriamo, piacere. Ma... Oh, no! Mi stava accorciando in mente. Mi scusi, avvocato. Che c'è? Ci sono due tipi strani che chiedono di parlarle. Dicono che lavorano in campagna per lei e si chiamano... Pasqualino e Gennaro. Esatto. Ma che diavolo vogliono quei due? Mandali via.
Non credo sia facile, comunque ci proverò. Aspetta, Lisa, aspetta. Un momento. Tieni, Lisa. Dagli questa. E di loro che mi farò vivo al più presto. Liquidali. Con piacere. Eccoli! Stanno qui! Finalmente. E allora? Tutto fatto. Avete parlato? Sì, sì. L'avete sì, visto? Sì, sì, sì. Tutto a posto, sta benissimo. Bravo. E ci ha consegnato pure questa lettera. Chissà, mamma, con me è contento. Finalmente ha scritto, figlio mio. Centomila lire. Un biglietto di 100.000 lire e manca un righe lettere. Manca una parola. Ha già fatto tante pizze, può far studiare, può far diventare un grande avvocato. E essa così mi riconosce, così mi ricompensa. Con un biglietto di 100.000 lire. No, sti soldi non sono per me. Sti soldi mi bruciano il dito. Cosa vedo, don Francesco? Quello bruciato che dita! Ah! E a te perché non ti bruciano? Io non mi brucio perché lo facevo castagnare! Io sono andato che mano di tuo fuoco! Ah. Mamma mia, con biscotto! Vado con biscotto! Soffi, soffi! Soffi ancora! Soffi ancora! Soffrite! Meno male! Andiamo, Gene! Come sta Mario? Che hanno detto? Ha scritto una lettera. Una lunga lettera. Ha scritto una lettera. Finalmente. E leggimela, per favore. Leggimela, subito. Leggila, sì. Subito. Sì. Carissimo papà. E adorata mamma. Adorata mamma. Ha scritto proprio così. Proprio così, Maddalena, adorata mamma. Figlio mio bello. Mannaggia. È tanto che non vi scrivo. Non so quello che avete pensato di me, ma il lavoro mi prende tutta la giornata. E qualche volta anche di notte. Sto facendo grande cose. Ma come tutte le grandi cose ci vuole tempo e fatica. Comunque io non mi lamento. Penso a voi e a tutti i sacrifici che avete fatto per me. Avere un padre e una madre come voi è una grande fortuna. Mario, Mario mio bello. Mai non leggo bene sotto sta luce. Ah, ecco. Pensare a voi mi dà la forza di continuare. E io non voglio che una cosa. Raggiungere il successo per farvi felici. Perdonatemi per il lungo silenzio. Vi bacio. Il vostro Mario. Ha scritto proprio una bella lettera. Sì, sì. E tu? Tu la leggevi come se la sapessi a memoria. L'avevo già letta fuori. La sapevo quasi a memoria. Zia, zia, che c'è? Vi sentite male? No, no. Non è niente. Oh, meno male.
non giramenti di testa. È un po' che debolezza. Sì, sì. Ciao! Hey! Oh. Did you see honey? Yeah. There she is. There she is. Hi! Oh, Nancy, darling. Oh, how are you? Nancy. Yeah? This is my friend Mario. Molto lieto, Mario. Piacere di conoscerti. Vince. Ecco, l'uscita è di là. Bella Napoli, eh? You know, we missed your luck, eh? Tu a me non hai a dire niente. Nancy ha scritto tutto. Come sei vecchio, dove sei nato, tutto che fai. You're a lawyer. Avvocato, excellent. Ah, sì. Tutti uomini con successo in America fanno l'avvocato. In politica, in finanza, in business. Siete avvocato anche voi, allora? Not in your life, boy. Non tengo neanche diploma di scuola bassa. It isn't necessary, no? It's not important. Non è importante. E tu sai perché? No. Perché ho sposato lei. And we love each other, don't we, honey? Ci vogliamo tanto bene. Suo padre si chiama Hutchinson Ford. E quel nome significa Alabama, Missouri, Virginia, tutte messe insieme. E sai una cosa? Lui ha dato a me una concessione governativa. Io ho fatto computers e macchine elettroniche, le migliori di tutti gli stati. Dillo a lui. Sì, è così. Come ti piace che parla l'italiano, eh? Ah, lo parlate perfettamente. Io ho le mie riserve. No, no, lo parla bene. Nancy fa arte. E tutti gli artisti sono arie. Non capiscono niente di vera vita. Affari significa successo. Successo significa denaro, power, you know? Sì, sì. E denaro è potere. Tu sei avvocato e puoi capire. Io ho progetti per te. Ah, sì? Papà, non potremmo parlarne un'altra volta? E perché? Lui piace a me. E tu vuoi sposare Isse? Sì. E io penso pratico. Europa non buona per business. Inflazione, bandite, è troppa politica. Sì. Tu vieni con me, certo, a New York, eh? Io do a te l'ufficio legale di Parker Electronics, eh? Ok? Veramente così su due piedi? Papà è fatto così, va diritto allo scopo. E c'è? Non vuoi lasciare questo paese? Nuts, boy! Mio padre è partito dall'Italia, 80 anni da oggi, e io ringrazio lui che l'ha fatto. Ma qui non c'è future, qui non c'è futuro. Tu, senti a me. Forse Mario è preoccupato per i suoi terreni. Terreni? Che terreni? Ma Nancy si riferisce a quel pezzo di campagna che mi ha lasciato mio padre. No problem. Noi le andiamo a vedere e poi li dai via. Ma ecco, beh, ma non c'è niente da vedere, un po' di terra. Campagna incolta, insomma, roba da quattro soldi, ecco. Avanti, fallo contento. Sarà un'ottima occasione per fare una splendida gita al sole. Ma non c'è niente da vedere. Non mi contraddire, è deciso. Guardate che giornata stamattina, ma tu per forza mi muon guaia. Pascato non si può, non l'hai capita, è inutile perciò lasciamo stare. Parivano vulcani incandescente, cercava sempre mi poter abbracciare. E quando ha visto allora ho momenta, ma tu su casti invece e mi appiccia. Accostava, ma toccava, ma faceva spandica, ma stringiva, ma passava, ma sentiva stupia. Per un caso la mia mano scivolò fra noi due. Pascalino, ne di il duro che volevi dimostrare, e perciò va, 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 Pasca.
nome viene a presa una davota. Insomma, ma torniamo a cominciare. Tasca un po' capica, non è cosa. A me mi serve il duro per gamba. Per fortuna la mia mano scivolò tra noi due. Tasca lì, io voglio il duro, ma potesse in gamba. E perciò non mi scuccia, ma tasca. Tasca di te, tasca mamma a te. E quasi ti sono donna. Ecco, i terreni vanno da qui pressappoco fino alle colline. Come vedete, molto pascolo e niente bestie. Il raccolto non è un granché. Ma tu non hai, come si dice, a farm? Vuoi dire una fattoria? Yeah. Certo che ce l'ha. Ma è una baracca, a momenti va a pezzi. Non vale nemmeno la pena di vederla. Accidenti, che sta succedendo? Something wrong, honey? Don't know, pa. Oh, God! Devono essere le candele. Prova a dare un'occhiata. Signori, siamo in panne. La gita è finita. Un momento, un momento. What are you gonna do? It's not a Cadillac. Adesso vediamo. Pasquali, guarda che bella macchina! Roba da miliardari, guarda quanto è bella, lunga lunga. Questa è più bella di quella. Basta accappottarla. La metto sotto sopra. Ma chi hai capito? Basta mettere la cappotta sopra. Il cappotto qua sopra. Sì, ed è più bella di quella. Questa è più bella di quella. Sì. Sei il solito cretino. Ehi, vedi, ma quello è Mario. Ma quale Mario? Ma come, non lo vedi? Mario su quella macchina. Sì, è Mario. Ma stai zitto. Ma perché non mi credi? Ma Mario, sei te lo faccio vedere io. Stai attento, dove vai? Vedi? In macchina americana. Ehi, guarda! Oh! Siamo salvi, somebody's coming. Sì, siamo proprio salvi. Avevi ragione, è lui! Ciao Mario, come stai? Bene, mi fa tanto piacere vederti. A tanto. E anche a noi ci fa piacere. Ah, bravi, bravi. Sono i miei sovrintendenti, mi hanno visto... Ciao! Siamo che? Siamo i sovrintendenti! Ah! Hai capito? No! Non capisce mai niente. Va bene. Avete dei problemi? Abbiamo la macchina rotta. Siamo praticamente immobilizzati. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Mister, questo è sposto pure i grattacieli. No, 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 non ce n'è bisogno. Possiamo riparare da noi il guasto. La ripareremo meglio dopo averci bevuto un fiasco di vino. Wonderful, boys. Tutte le fattorie, eh? Wonderful. Che? È una nuova marca di vino. Vabbè, non ti preoccupare. Ah. Vai indietro prima o poi avanti, per piacere. Vai indietro un attimo. No. Pigli la corda, fai presto, vai, vai, vai avanti, no, avanti, vai avanti, vai avanti un momento, no, vai un pochettino indietro, vieni di qua, no, prendi la corda. Sapete che cazzo devo fare, vai indietro, vai avanti, che devo fare? Vabbè, spostati un momento, non ti preoccupare, vieni un po' più in qua. Let's go, yam, yam. Mario? Sì? Cos'hai? C'è qualche cosa che non va? No, no, niente, va tutto bene, anzi, benissimo. Mario! Donna Maddalena! Donna Maddalena! Donna Maddalena! Il signorino Mario! Che faticaccia con queste americane! Vai piano che io ho paura! Sì, sì! Assuntina! Porta il vino che qui ci sono gli ospiti! Assuntina, guarda chi c'è dietro, guarda! Ferma, ferma! Ma Panani! Ciao! Ciao, ferma, ferma. Ciao paesà! Vai a te! Mi sono fermato! This is it, honey! Gennaro, vieni a casa! Che c'è? Date un'occhiata alle candele, più presto che potete! Va bene, ma la porto nella stalla! Babù, portacela! Che vi avevo detto? È solo una baracca! Ma no, I like it! A me piace, è molto grande! You want to come out with us? I prefer to stay here. All right. Gennaro, va, va! Ciao Mario! Ciao! Ciao! Finalmente! Ciao! Ciao! Italiano! Buongiorno! Come stai? Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Buonaccia con questi americani! A chi lo dici? Vai bene, vai! Ui, Mario, come stai? Bene, bene! Ciao Mario! Ciao, Assuntina!
Come stai? Io bene. E tu? Beh, io sto che vado... Sono molto cordiale da questa parte. Ti trattano tutti come un pari grado. Beh, sai, da noi si usa così. Mi conoscono da quando sono nato. Anche lei? Sì, certo. Grazie. Io e Assuntina giocavamo insieme da quando avevamo 3-4 anni. Ovvero, Assuntina? E adesso non giocate più? Mario! 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 Mario mio bello! Ah, Mario mio, finalmente. Non vedevo l'ora e ti riabbraccia. Lasciate guardare. Come ti sei fatta bella. E sei pure cresciuta. Ti sei fatta più uomo. Sì, sì. Ti sei pure ingrassata. Sì, certo. Caro mio bello. Ecco, vedi, ci sono ospiti. Ma chi sono quei signori? Sono amici tuoi? Ah, sì, sono amici miei. Falli entrare in casa. Ma perché ora dobbiamo andare via? Appena Gennaro e Pasqualino hanno aggiustato la macchina, ce ne andiamo, eh? Ciao. No, Mario, come te ne va? Sì. E io credevo che restava ancora un po' a capo con noi. Con me. Ma come, sei appena venuta e già te ne vai? Sì, sì. Mario. E chi è questa bella signora? Io vorrei conoscerla. Chi? Questa? Questa è Maddalena. Maddalena, il signor Barker è Nancy Barker. Ho capito, è la moglie del tuo sovrintendente. Già, già. È stata come una mamma per me. Mario, ma che dici? Che dici? Sapete, è una donna molto modesta. Da quando i miei genitori sono morti, si è occupata di me. Giorno e notte. Mario, ma io non capisco. È stata molto meritevole, brava. Sì. Mario, ma che sta succedendo? Senti un po', adesso non c'è niente da capire. Un altro giorno io ti spiegherò tutto quanto. Torna a casa adesso, ti prego. No. Ti prego. No. Ti prego. Ma... Assuntina, per cortesia, portatela in casa. Ha già capito no. Tutta cosa. No. Sia Maddalè, venite. Ma io non ci voglio venire a casa. Non è posto per voi, chissà. Ma perché devo andare a casa? Io voglio staccare vicino a Mario. Mario mio. Mario, ma perché me lo caccia? Ha già fatto. Mario, ma perché? Ma che agio fa? Ma insomma, che cosa volete dal mio Mario? Niente, signorina. Niente. Perdonatela. È una povera mamma che ha perso il cervello. Franci. Siccome a noi ci è morto un figlio che assomigliava tale e quale, signorina. Che la mostra scemi mia moglie se pensava che ero figlia. No, Maddalè, non può essere un figlio tuo. Non può essere un figlio nostro. O figlio nostro è morto e non tornerà mai più. Te li ha scordato. Te l'hai scordata, Maddalena. Franci, ma io... Perdonatela, signorina. Povera donna. This is really dramatic. Vai dentro. No, ma io... Vai dentro, stai tranquilla, non ti preoccupare. Vai dentro. Andiamo. Vieni. Allora, noi ce ne andiamo. È meglio che ve ne andate, signorina. Perché io ti ho minacciato in bestia. Tutto a posto, la macchina funziona perfettamente. Vabbè, ma buon lì da Nanzi. Arrivederci, paesà. Ciao, arrivederci. Ciao. La baronna va a compagna, tutto ok, è un orologio. Tic, tac, tic, tac. Arrivederci. Ma vedi questo. All I know is he did a good job. Goodbye. Goodbye. Scusate. Grazie, Ciao. Sono del contrattempo. Goodbye in francese significa ciao. Ma che è? E non tengo più figlia. No, Francesca, aspetta. Non parla così, Mario. O difende ancora. Chiagna ancora, ti consuma ancora l'occhio e lacrima, pissa. Ma perché sa Maria mettere scuorne in lui? Perché? E tu dici io perché? Perché noi siamo gente povera. No. Siamo contadini. Siamo gente di campagna. No. Ormai lui ha preso la strada della grande città. No, no, non è vero. Mario non è così. Io conosco figlio mio. Pure io credevo lo conoscere. Lo ricordo ancora. Picciarilla, palpita e malattia. Ciò crucicilla, fanciella una pazziella, vorrei volare, vorrei zumbare. Giovanottiella, vieni di scanna sotto l'etta, o fa studiare, vorrà avvenire. E quando sono arrivata a dove hanno arrivato, si scordano la mamma e tuo padre. E non ti pensano più. No, Maddalena.
e non tengo il tuo figlio. No, no, Francesco. Francesco, aspetta. Mario, non era così. Aiuto. Madonna, aiutami. Oh, Dio mio. Dio, Madonna. Dio, avete. Dio, Dio. Dite qualcosa. Beh, spetterebbe a me essere su di giri, non ti sembra? Mi hai mentito fin dal primo giorno, spudoratamente. Sì, sì, va bene, ho mentito, è vero. Tu hai ragione. Sono una carogna, ma non per quello che intendi tu. Ho commesso il peccato più grave che un uomo possa compiere. Ho rinnegato mio padre e mia madre, le uniche persone al mondo che hanno sacrificato la loro vita per me. Mi sono vergognato di loro. Capisci a che punto sono arrivato? Lo capisci questo? E perché lo hai fatto allora? Perché ti amavo. Perché ti amo. Questo lo so. Ma avrei preferito maggior sincerità da parte tua. Tutte quelle storie sulle tue terre, sui tuoi sovrintendenti. Non ci ho mai creduto, neppure un istante. E i tuoi successi professionali? Hai praticamente vissuto per più di un anno col mio denaro. Ma tu... E non ho mai protestato. Sono stato nel tuo ufficio quando tu non c'eri. Uno squallido ambiente per squallide cause, nient'altro. E anche a proposito di quello hai mentito. Nancy. Non volevo perderti. Ero certo che se tu avessi conosciuto la verità, mi avresti lasciato. Sei uno sciocco. È l'apparenza quella che conta. Absolutely impossible. What are they getting out? Guarda quella gente. La maggior parte di loro viene dal nulla. Ma non lo danno a vedere. E questo è quello che importa. Nessuno a New York si chiederà chi sei e da dove vieni. A meno che non sia tu a dirlo. E tu non lo farai. Papà ha bevuto la storia della povera pazza e mamma non ha capito un accidente di niente. Quindi sono solo io a conoscere il tuo segreto. E lo manterrai? Sì. Se lascerai questo paese e verrai via con noi. Deve essere un taglio netto col tuo passato. E una condizione. Prendere o lasciare. È troppo difficile lasciarti, Nancy. Troppo difficile. E questa adesso la farà riposare. Assunti, senta a me. Sì. Quando si sveglia, le dai 20 di queste gocce, ebi? In mezzo bicchiere d'acqua, mi raccomando. Ogni 6 ore. Non ti sbagliare, hai capito? Va bene, non dubitate. Ci penso io. Dottor, che dite? Franci, è stato un brutto colpo al cuore. D'altro canto tu sai meglio di me quello che ci vorrebbe. Mm. State buono, va, Franci. Arrivederci, dottor. E spicci, da panzerò. E piano, sì. Don Franci. Che c'è, che volete? Siamo stati in paese. Siamo arrivati ora. Ho visto che siete arrivati. Allora, parlate, che c'è? Parlate. Ho visto il ragioniere di Zilla. Mi ha detto che vuole parlare con voi. Dice che se ci tenete alla vostra terra, dovete andare subito da lui. Ho capito. Tutto qui? No. C'è... Sì, sì. C'è una lettera per voi. Una lettera per me? Sì. Viene da Napoli. Da Napoli?
Andiamo a scaricare. Va bene. Caro papà, non ho avuto il coraggio di venire personalmente da te dopo quello che è successo l'altro giorno. Io sto partendo per New York. Ho avuto un'eccellente proposta dal padre di Nancy e ho deciso di accettarla. Forse avrei dovuto parlarne con te, ma non me la sono sentita di dare a voce quest'altro dispiacere a mia madre. So anche che non mi perdonerai mai e non ti chiedo di farlo. Dimenticami se puoi. Io non mi scorderò mai di voi, il vostro Mario. Ragioniere, avete fatto chiamare? Oh, Esposito. Avete chiesto di me? Sì, ma non qui in piazza, davanti a tutti. Entriamo in casa. Parliamo alla luce del giorno, perché andiamo dentro? Qui in paese mi conoscono tutti quanti. Prego, parlate. Beh, Esposito, io voglio il mio denaro. Ricordatevi che avete solo 12 ore di tempo. Dopodiché potrete dire addio alla vostra fattoria. Questo non lo potete fare, ragioniere. Non lo posso fare. Volete un po' di tempo? Grazie. Ecco, va bene, si potrebbe fare. Se Francesco, voi avete i capelli bianchi, mi potete capire. Certo che se io entrassi a far parte della vostra famiglia, tutto sarebbe più semplice. Spiegatelo meglio, ragione. Che ne direste di vostra nipote Assuntina? A me merda cornuto, scurnacciata, pusto, fatente e merda. La famiglia mia è una famiglia onorata. Scalla, ragioniere, cornuta, la famiglia mia. Basta, fermo, andate via, forza. Ma sempre la paro parte. Ma che? L'ammazzo, maresciallo. Amici, via. Perché non me l'avete detto prima? Io vi avrei messo in guardia, vi avrei consigliato. Quella ha sempre usato questo sistema. Incastrare con i debiti la povera gente. E poi arraffare tutto quello che può. Senza pietà. Eppure stavolta qualcosa non quadra. Cosa volete dire, maresciallo? Voglio dire che la somma che vi ha prestato è troppo alta per lui. Non ha mai avuto tanto denaro a disposizione. E poi la vostra terra non vale tanto. Anche a venderla al prezzo corrente non coprirebbe un quarto del debito che avete contratto. Allora io mi domando perché un uomo come lui si sarebbe comportato tanto stupidamente. A me le sue ragioni non mi interessano, maresciallo. A me sì, invece. Mi interessano molto. Francesco, guarda che D'Inzillo non è un cretino. Una serpa velenosa, forse, ma non è un credito. E serpa vanno schiacciata, maresciallo. La violenza non serve, Espo. Quante volte te lo devo dire, non serve. E ricade sempre sulle spalle di chi la commette. Da retta a me. Ora vai a casa e metti insieme tutto quello che puoi. Domani mattina, con calma e a mente serena, vai da lui e gli chiedi un'altra dilazione. E lui te la darà, gli parlerò io. Non serve a niente, maresciallo. Fa come ti dico. Me lo prometti? Ve lo prometto. Va bene. Adesso vattene a casa e salutami tua moglie. Grazie, maresciallo. Ma che rimedio. Franci. Francesco, Franci. Cre, Maddalena. Sto
sento male, Francesco. Ma sento male. Non ti affaticare. Inteso, Mirko. Devi riposare. Io non guarisco più. Lo sento. Ma non mi importa morire. Una cosa sola ti cerco. Non saccio quanto ti costa. Ma che fa per me? Io voglio vedere Mario. Mario. Almeno una volta prima di morire. Lo voglio qua, vicino a me. Gioia, mamma sua, dinte in braccio mio. Come quando era piccerino. Gioia, mamma sua, Mario. Già, mi riposo. Mario. Riposo. Ah, gioia, mamma. Dormi, cuore mio, dormi. Ah. Oh, ma no, se esiste nei santi veramente, fallo tornare. Fallo tornare, prima che la mamma se ne muore. Ciao, zio Francesco. Anche tu qua. Non mi vengo sonno. Fa caldo, fa tanto caldo. Stai pensando ancora a lui, eh? Sì. Vieni a casa, non ti viene. Ti preoccupa sempre di tutto. E nessuno si preoccupa di te. Volevo tanto bene. Sì. T'ho sempre considerata una figlia. Da quando è morta mamma tua. E tu l'affetti una figlia portata in questa casa. Avevo tante sparate che tu e Maria. Aveva fornia così. Oggi cercate e non ci pensava. Ma sapevo che oggi o domani sarebbe successo. Napoli è tanto lontana. È una città immensa. Ed è molto facile dimenticare una come me. Ma non è giusto. Non è giusto. Ma che diritto tieni ci tratta così? Con quale diritto si scalza la mamma in tuo cofre? È molto difficile giudicare la gente. E se io vengo, volimmo bene, dobbiamo solo sperare che sia felice. E la rima lascia in pace. Questo può fare tu, figlia mia, perché sei giovane. Lo posso fare io perché sono un uomo. Ma una mamma questa non si può chiedere. Io non posso permettere che chi l'ha messa al mondo chiudi gli occhi senza vederlo. No. Non ci sta più niente a fare. Si è dimenticato del mondo. Si è dimenticato di me. Di voi e della mamma. Non c'è sta più niente a fare. Più niente. Povera Assuntina. Permesso? Posso entrare? Ragioniere? Ragioniere d'Inzillo? Madre, qua non ci sta nessuno.
Dove andate, Esposito? Ve lo giuro, maresciallo, non sono stato io. Signor maresciallo, l'hanno pugnalato! Non ne so niente, credetemi. Siamo stati avvertiti da una telefonata anonima. Qualcuno aveva intenzione di far ricadere la colpa tutta solo su di voi. Allora voi mi credete? Io vi credo. Ma ci sarà un'inchiesta e io dovrò dire la verità. E se anche non la volessi dire, qualcuno deporrebbe certo di avervi vista entrare lì. Che cosa farete? Niente per il momento. Ma voi dovete darmi la parola che non vi allontanerete dalla fattoria finché la faccenda non sarà chiarita. Vi do la mia parola, maresciallo. Non mi rimane assai tempo. O saggio. Mo senta. Portami la casa. Stai calma, Maddalena. Vieni su, Piero. Hai te che non ti affatica. Non mi rimane assai tempo. Non ce la faccio più. E a Fambres. Non mi ha dice di no. Me lo riporti. Mo prumietto. Ma voi dovete darmi la parola che non vi allontanerete dalla fattoria finché la faccenda non sarà chiarita. Vi do la mia parola, maresciallo. Franci, perdonalo. Fallo per me. Ti prego. Tu porta qua, Maddalena. Tu porta qua, figlio tuo. Zio, ci sono due sconosciuti di là che chiedono di voi. Sì. Che cosa volete? Ci manda una persona che vuole discutere d'affari con voi. Vi aspetta domattina alle 11, alla cima della Querci. Dovete venirci da solo e che nessuno sappia di questo appuntamento. Sono stato chiaro? Chiarissimo. E chi vi manda? Una persona che conta e che non gradisce pubblicità. Se ci tenete alla vostra salute farete bene ad ubbidire. Buonanotte a voi, Esposito. Vi saluto, Esposito. Un po' sorpreso o mi sbaglio? Non vi sbagliate. Avvicinatevi pure. Voglio solo parlarvi. Spero che sarete ragionevole. Sarà tutto più facile così. I furbi non mi piacciono. E Din Zillo ha creduto di poter imbrogliare me, Don Andrea Mitrano. Sono stato io a dargli il denaro che vi serviva, Esposito. E lui ha pensato bene di giocarmi un brutto tiro. Ha nascosto le cambiali, pensando di prendersi lui i soldi e la terra. Ma l'ha pagata cara, e voi lo sapete. Perché l'avete fatto? Perché vi siete serviti di lui? Volevo la vostra terra. Tra un paio d'anni tutta la zona sarà industrializzata e una superstrada attraverserà questi campi. Volevo che il nome del nuovo proprietario restasse sconosciuto. E che cosa volete da me? Che mi cediate tutto prima che quelle cambiali saltino fuori. Ma vi da uccidere solamente. Io posso salvarvi. Spiegatelo meglio. È semplice. Testimonierò che eravate con me al momento dell'uccisione. Nessuno metterà in dubbio la parola di Don Andrea Mitrano. E se non lo farete, i miei uomini affermeranno di avervi visto entrare in casa di quell'uomo e di averlo sentito gridare aiuto. Tutti in paese sanno che lo avete minacciato di morte. Non avete altra scelta, Esposito. Uomo di merda! Aio! Statti qua! Ne avete abbastanza o ne volete ancora?
Vigliacca. Allora, devono continuare? Sì, te ne avrà anche cornuto. Fermi tutti! Portateli via! Una trappola. Dovevo aspettarmelo. Via! La vostra legge è troppo proletaria, Barbato. E cammina, mo, e che? E se finì anche a partì? È tutto finito, Espo. Meno male, Marisciò. Tutto a posto? E non vi preoccupate, testimonierò io riguardo a quelle cambiali. Marisciò? Sì. Marisciò, mi serve un passaporto. Mio figlio sta a New York. La giaverei, sino a mamma. Non ti preoccupare. Avrai il passaporto immediatamente. Auguri, Francesco. Grazie assai. Auguri per tutto quello che desideri. Grazie. Sorry, friend, but the guy is mine. Oh, come on, come on. What do you want to do, eh? You want to hug them all? No, no, take it easy. It's my turn. Oh, sure. Yes, sure. Want a taxi? Sì, sto cercando mio figlio. Forse voi mi potete aiutare. Lavoro con un certo Bagger, è una persona molto importante qui. What do you say? E chi lo capisce, mo a chi sta? Vai da mo, ma tu, sei italiano? Pure io sono italiano, sono di Arcella, la provincia di Benevento. Anch'io sono italiano, sono in Benevento. Un paese nuovo. Che piacere, paesano. Dai, sai, vedi tu taxi. Sì, ho da sì. L'era pigliata per un sciarabal. Sì, un sciarabal. Si chiama Taccasei. Ok, dove ti porto? Ha già trovato subito a mio figlio. Lavoro con quel pezzo grosso, quel bagger. Non sarà mica quel bagger degli apparecchi elettronici, per caso? Non lo so, però parlava italiano come te. Ah, allora è proprio lui. No. Io saggio perché ci lavorava mia sorella. Sei fortunato, amico. Hai trovato il taxi giusto. Paesà, spalanca gli occhi e guarda! Questo è il famoso mondo di Brooklyn. Unisce la terraferma all'isola di Mannata, dove stanno i grattacieli più grandiosi. Li vedi? Luca, Luca, paesà! Sì, sono bello, mi piace il grattacielo americano. Ma fai presto! Franci,
Il boss oggi non viene per niente in ufficio. Tuo figlio ha dato un gran ricevimento al Waldorf Astoria per annunciare il suo fidanzamento con la figlia di Mark. Un Waldorf Astoria? E che cos'è? È un hotel, ma grande, grande. Un figlio mi sta in un grande hotel. E portami da lui, che l'è pure casa mia. Ma vestita così non ti fanno entrare. Ma che dici? Non ti preoccupare, portami da lui. Fai come ti dico e facciamo presto. Cammina. Ma che stai pazzo? Oh, ma Francesco, ma tu davvero vuoi andare a Waldorf Astoria? Vestita così. Dai, cammina, non ti preoccupare. Ciao, ci vediamo dopo. Vieni in essere. Vai Mario, vai! Ah, ecco qua i ragazzi, Bill. Molto lieto. Me devi congratulare. Grazie. Io lo sfioro. Permesso. Grazie, ciao. Anna. Ti trovo molto oh, bene. Thank you very much. Scusatemi, ci rivedremo dopo. Goodbye. Best of luck, my dear. Hello, Nancy. Bye. See you later. Okay. Ciao. Looking young man. Ah, here they come. Good evening, ladies. Hi. Good evening, Mario. Good evening. Well, having a good time? Yes, John. Very wonderful. John. Yes, ma'am. Let's dance. Go on. I'm sure they'll be very happy together. Good evening. Tell us about him. They say his blood is blue. Baron Duke. Vai, sa, il Waldorf Astoria lì a sinistra. Excuse me, sir. Have you got an invitation? Sorry, you can't go in. There's a party today. Nobody can enter without an invitation. Ma fatemi entrare. I understand you, sir. But... Ma c'è sto figlio. Go in. No. Please, excuse him, it's a mistake. Ma non è possibile. State calmo, state pure, poi faccio trasiglio. Vieni. Ok, let's go now. Non ti preoccupare, vieni. I'm sorry. Bravo, Mario. Scusate. Che figura che mi hai fatto fare. State buono, Francesco, e lasciati guidare. E va bene. Lasciati guidare, ci pensa io a fatto trasiglio. Ma perché non mi fanno entrare? Io devo entrare. Io già avevo un figlio mio, io me la c'ha portata a Napoli, prima che la mamma muore. E fidati di me, non ti preoccupare. Tu. Sì. A parola tua, sicuro. Fidati di me, alright. Trasa. E trasa. Contento, Mike? Certo che lo sono, molto soddisfatto. Ai bar che mancava un avvocato. E Nancy ha scovato in Italia il migliore che ci fosse sul mercato. Tipo in gamba, eh? Già. Hai indovinato. Vieno da una famiglia antica, italiana, molto importante. Yes. Una famiglia di uomini di legge, sai. E suo padre era un giudice o qualcosa del genere, eh. Very well. Ah, grande famiglia. Guarda chi c'è lì. Ciao, allora, ciao. Mario. Ciao. Ehi! Oh, guarda che si vede, guarda se George. Ah, Frank. Vedo pure. Lo sai che ti dico? Ci a pigliare un bel caffè. Yeah, sure. Yeah, and you, what do you got there? Ginger ale? Yes, ale. And what's that you got, a paper napkins? Yeah, that's right, paper napkins. All right, take all that stuff away in the back. Yeah, everything away in the back. All right. What do you got? Red wine. And you? Mineral water. Sangria? Sangria di morto. Il giorno più bello della mia vita. Che cos'hai? Sì, sono molto felice. Non ne hai l'aria? Stai pensando a qualcosa? Può darsi. Stai pensando a tua madre? No.
E poi speriamo di concludere bene questa affare. Sì, concludere bene. Well, yes. E voglio presentare il mio futuro genero. Con molto piacere. Excuse me, E listen, Mario, basta con le danze. Vieni con noi a bere un bicchiere. Sì, va bene. Nancy, tu permetti. Scusa. Prego. Certo. Come on. Ti voglio presentare Morton Forrester. Ciao. Felicissima sera a tutti sti signori, androvatate, a che sta come diva così all'era, uomini chic e femmine abitate. Questa è una festa e balle, tutte che fracchisciasse sti signori, e i casosci sa coppo sciaraballe, senza cercavano me sa balle. Chi so? E come non porta, ha giurato da porta, è sotto la sua che musica, musica, fatevi porta loro. Stasera mi esasto a manale grande, a balla un contadino zappatore. Che scorna, che vergogna. No, signor avvocato, sentite a me, non vi mettete scorna. Io mi fa signora, giù zappate, e sto zappando ancora, notte e giorno. E so 2 anni, 2 avvocati, ma non scrivono riga a casa mia. O signori,
se metti scuorne nuie. Pur io mi metti scuore, no signori. Chi sono? E dilla sta gente che son che un parente, ma non lo può cacciare. Musica, musicante, è bella l'allegria. Io mo vi cerchi scusa a tutto quanto. Si abballa e chiagna dentro casa mia. Ma quale casa sua? Mamma tua se ne muore, o sai che mamma tua muore e ti chiama, meglio si t'ammarava Salvatore, o Salvatore non sa scorda mamma, ti chiama ancora gioia, ti arrabugliata rintosciando nera, dice sì ma torna cuore mamma sola, se me ne appiglia allora tu mi sospiri. Chi sono? Voi mi guardate, io sono padre, sono copata e non mi voglio cacciare. Ma non ero un giudice. Sono faticatore e mangio pane e pane. Avvocati e zappaterra che è stato fuori. Addenocchiata e vasa mi stimare. Chi le sa la terra, ma quanti giudici? Papà! Ui, Pascalì, guarda chi c'è! Uè, è tornato il padrone! Ma dale! Mario! Mamma mia! Mario! Va, papà, va! Mamma! Figlio mio bello. Perdonami, mamma. E di che ti devo perdonare? Tu mi hai fatto felice. Oggi mi hai dato una grande gioia. No, no, non ti fatica. Io voglio che tu guarisca. Fallo per me. E mo non mi importa più. Qua, qualunque cosa succede, non mi importa. Una sola cosa, non te ne andare. Non te ne andare più. Resta qua. Qua Assuntina. Ah, con Assuntina. Io vi starò sempre vicina. Assunti, voi vi volete bene, o saccia. Abita a essere felice con mamma.